Sono del DedSec. Come posso aiutarti? Oddio, davvero? Forse vi può interessare il mio appuntamento di ieri sera. Sarà divertente. Non in quel senso. Era un tizio normale, piuttosto arrogante. Si vantava di poter addebitare tutto al suo capo perché ha conoscenza di roba che scotta. Ok, e quindi? Lavora per Jack Heath, CEO della casa d'aste Evangeline. Heath potrebbe interessarti. Molti dei suoi clienti sono noti criminali e credo lo sia anche lui. Quindi direi che la roba che scotta di cui parlava il tizio è qualcosa di serio. Te la senti di uscirci di nuovo? Impossibile. L'ho conosciuto su Puller, ma ha aggiornato le sue preferenze. Non sono più il suo tipo. Sinceramente la cosa è reciproca. È tutto vostro. Vado! Pare che il nostro Gareth Hendricks aggiorni le sue preferenze quasi ogni giorno. Al momento sta cercando un autista da fuga professionista. Ma veramente? Credo che cerchi un'emozionante storia d'amore criminale. Lo capisco, una volta ho avuto un flirt con una botnet macedone. Fortunatamente in squadra abbiamo un autista da fuga. Ciao, mi dispiace dirtelo, ma le tue preferenze di gusto sull'app di dating sono state hackerate. Da me. Che cazzo hai fatto? Ah, non ti scaldare, l'ho fatto per una missione, per lo più. Hai un bel match con il nostro amico Gareth Hendricks e dovevo attirare la sua attenzione. Incontrano al pub di Seven Dials. Alla resistenza serve il tuo fascino. Ok, va bene. Ricordati, ci sei. Ehi là! Questo è il classico momento in cui di solito le aspettative si scontrano con la realtà. La realtà è sempre meglio, fratello. Niente delusioni. Sono d'accordo. Posso offrirti una birra? Come no, grazie. Sei pieno di soldi, eh? Non proprio. È che va tutto sul conto del mio capo, quindi non fare complimenti. Cazzo, che storia, oh! Te lo giuro, fidati. Se un oggetto è raro, finirà nelle mani di Jack Heath, che lo trasformerà in yacht e auto di lusso. Non gli interessa se è rubato o è un qualche patrimonio dell'umanità. E il sottoscritto lavora per lui. Che ci fa con tutta quella roba rubata? Se la porta a letto? Cazzo, no, a lui interessano solo i soldi. Si limita a organizzare le compravendite, intascando una generosa percentuale. Mi sto eccitando tutta, sai? Altro giro? Ok, va bene. Porco cazzo, che fatica. L'hai fatto per noi, no? Beh, dovevo sbrigarmi prima. Ok, aggiornaci. Ah, e vogliamo tutti i dettagli. Ok, Heath contrabbanda roba egizia, roba da museo, ma mi sa che non lavora da solo. Dovremmo parlare con qualcuno che ha contatto diretto con la faccenda. Lascia che ti presenti Sabra Gamal, la nostra informatrice del Cairo. È praticamente la mia quasi degna controparte egiziana. Sabra, ti presento il DedSec Londra. Londra, Sabra. Ehi, che succede? Abbiamo scoperto un giro di contrabbando di reperti egizi. Ti dice niente? E come? Da tempo sospettiamo che il ministro dell'antichità egiziano stia rubando dal patrimonio nazionale per sovvenzionare le attività terroristiche di nuovi gruppi estremisti. Se il vostro contatto è nel giro, possiamo sfruttarlo per intervenire.
Interessante. Che altro abbiamo? Sì, è un vero stronzo. Grazie, sorella. Le cazzate di Hendrix non bastano. Ci servono i suoi file. Stavolta a chi tocca il lavoro sporco? Ha di certo gusti molto vari. Ora è a caccia di DJ. Deve aver voglia di ballare tra le lenzuola. E ti pareva, porco cazzo? Ho trovato una persona che corrisponde ai gusti di Hendrix. Ti do le sue coordinate. Tu hai voglia di fare la differenza, te lo si legge in faccia. Oh, sei del DedSec? Mitico, mi dovete aiutare. Sempre che non abbiamo troppo da fare, spara. Non mi piace parlarne, ma ho fatto del contrabbando per i Kelly. Robetta, giusto per tirar su due spiccioli. Formaggi, alcol, piante di un certo tipo. Ora non so che cazzo fare, sta arrivando un carico enorme di armi. Roba grossa. Ti ascolto. Non mi interessa sta vita, ne voglio uscire fuori e lo voglio fare con stile. Voglio mandare a puttane quel carico di armi, ma da sola non ce la posso fare. Ok, siamo sul pezzo. Grazie. Dammi una mano e farò di tutto per sdebitarmi. Di tutto, ok? Il clan Kelly sta preparando il carico in uno dei loro nascondigli. Ti mando le coordinate. Faccio io. Che pagliacciata! La cosa che cerchi è qui intorno.
Ok, andiamo a fare un po' di bordello. L'hai sentito? Aspetta, cos'è stato? C'è qualcuno. Dividiamoci, troviamo questo imbecille. Sono pronto, ma continua a cercare. Ecco il carico. Qui non c'è nulla. Non può sfuggirci, ok? Qua non fare c'è un scemenze, ok? Comunicazione con la nostra criminale pentita non appena sarai al sicuro. Fatto. Minchia, grazie. Chissà quanti danni avrebbero fatto con quelle armi. C'è ancora un sacco da fare, ma almeno è un inizio. La squadra ha sempre bisogno di carne fresca. Ci stai? Sì, porco cazzo, ci sto. Ci servono talenti come te in squadra. Siamo felici di averti con noi. Cazzo, sì! Non vedo l'ora di fare bordello! Figo! Tocca a te, e con un po' di fortuna Hendrix ti starà già aspettando al gazebo vicino al Duck Cottage. Hendrix sarà anche l'uomo più arrapato del pianeta, ma non è uno stupido. Non basterà sbattere gli occhioni per estorcergli quei fa... Ehi là! Ehi, scusa per la scelta del posto. Pensavo sarebbe stata un'alternativa carina al pub, ma ora avrei voglia di dar da mangiare alle anatre e di lamentarmi della mia schiena. Preferirei lamentarmi del fondoschiena. Direi di passare all'azione, no? Cazzo, frena, cowboy. Prima parliamo almeno un po', ok? Mi spiace, non ho resistito. Ok, sediamoci. Il tuo lavoro sembra stressante. Ora non più. Da quando ho ricevuto un certo file posso fare quello che voglio. Non mi preoccupo più di niente. E non hai paura?
Io me la farei addosso se sapessi che il mio boss traffica con dei criminali. Non hai paura che ti faccia sparire? Ammetto che forse il pericolo mi eccita. A proposito... Bene. Bella serata, eh? È andata talmente bene che ho scoperto che il PC del suo ufficio contiene un file cifrato con una lista delle transazioni illecite di Hit. Ti invio la posizione. Non è una zona bellissima. Eppure Hendrix sembrava candido come un giglio. Ci sei, ora trova quella cosa. Sono connessa. Lascia fare a me. Ho copiato l'hard disk, ma non riesco a leggerlo. Probabilmente è stato criptato con un modulo di sicurezza hardware. Senza quel modulo ci vorrà molto tempo. Ne riparleremo. Tu intanto tirati fuori da lì. Posso fare a meno della chiave master di Hendrix, sempre che non ti dispiaccia congelare la missione per 26 anni. Ho capito, si torna su Puller. Esatto, ovviamente Hendrix ha aggiornato di nuovo le sue preferenze. Che tipo eclettico. Ma non mi dire, chi sta cercando adesso? Un uccello con quattro tette? Stavolta sta cercando una spia, anche se mi sfugge quale razza di spia possa compromettere la propria identità segreta su un sito di incontri non protetto. Ricevuto.
un'altra recluta del gruppo. Benvenuta. Non sono mica pronta ad andare in pensione. Diamoci da fare. Ottimo. Ehi, preparati, stasera hai un appuntamento. Spero tu non abbia buttato via le manette e gli altri giocattolini del tuo vecchio lavoro. Sforzo. Te la farai. Tieni duro, ok? Ricorda, ci serve quella chiave di sicurezza per inchiodare Jack Heath e i suoi complici. Stai bene? Eh? Ah, sì, ho solo perso una cosa importante. Dimmi tutto. Farò di meglio, andiamo? Ho preparato qualcosa di speciale. Di sicuro i tuoi amici del CIRS potevano andarci più leggeri con me a quel posto di blocco. Nessuno mi ha mai trattato in quel modo, mai. Vengono sequestrati oggetti ai posti di blocco tutti i giorni, ma non sempre vengono restituiti ai proprietari. Ma io ne ho bisogno, ne va della mia vita, letteralmente. Forse posso aiutarti. Te ne sarei molto grato. Grato fino a che punto? La situazione ha preso una piega inaspettata. Beh, questo spiega perché volesse uscire con una spia. Gli serve qualcuno che si introduca in quella struttura per recuperare la sua chiave di sicurezza. Pensi di farcela? Sì. Sento il brivido della velocità. La chiave di Hendrix deve essere in un drive USB sul posto. Ricorda, è la nostra sola possibilità per decrittare le prove dei misfatti di Heath. Disattivazione non autorizzata. Nessuno ha ordinato di disattivare il sistema di sicurezza.
la chiave di decrittazione. Fatto. Ottimo lavoro. Esci da lì. Io avvio la decrittazione e giro i file al Cairo. Chiamate in arrivo da Dez e Cairo. Non so cosa dire, ragazzi. Sto guardando il file di Hendrix, è pazzesco. Bonifici, conti segreti, liste di clienti, tutto ciò che serve per incastrarli. E poi il dating online non funziona. Devo ammettere che avevano messo su un bel business. Il nostro ministrucolo aveva la merce e hit i contatti. Il bastardo avrà anche amici potenti, ma i traditori non piacciono a nessuno. È davvero spacciato. Il popolo egiziano ha un bel debito con voi. Un debito enorme. Bazzecole, tesoro. Grazie, Sabra. Un complotto per finanziare i terroristi egiziani, incentrato sulla vendita di preziosi reperti, è stato portato alla luce dal gruppo noto come DedSec. Sono coinvolti Jack Heath, uno degli uomini più ricchi di Londra, nonché CEO della casa d'aste Evangeline, e il ministro della cultura egiziano. Entrambi sono in custodia in attesa di processo nei rispettivi paesi d'appartenenza.